Le borse europee chiudono in territorio positivo, mentre Wall Street prosegue debole, penalizzata dalle nuove minacce della Corea del Nord, che ha avanzato l'ipotesi di far esplodere nel Pacifico una bomba all'idrogeno. La premier britannica Theresa May interviene da Firenze sulla Brexit, proponendo un biennio di transizione. Risale il rapporto euro-dollaro. Milano guadagna lo 0,17%, in progresso Londra più 0,64% e Parigi 0,27%, debole Francoforte meno 0,6%. A Piazza Affari svetta FCA più 3,94%, acquisti su Biper più 2,09%. Sulla parità Ferrari, Telecom e Unicredit, dopo il CDA di ieri che ha approvato una serie di misure sulla governance, fra cui l'eliminazione del tetto del 5% all'esercizio del diritto di voto. Prese di beneficio su INAP meno 2,70% in rosso, Buzzi, Unic e Mesnam.